Ciao ragazzi, io sono Tuccio Lorenzo, come sempre qui su Tuccio TV, e bentornati in questo nuovo video dedicato a bibite e bevande. Oggi siamo qui per preparare una tipica bevanda tradizionale russa, ovvero la kvass. Iniziamo subito con gli ingredienti perché questa sarà una video ricetta, per cui potrete farla benissimo anche voi a casa, senza troppi fronzoli. Iniziamo! Ciò di cui avrete bisogno sarà innanzitutto 500 g di pane nero, pane di segale reperibile in qualunque supermercato. Sarà la base essenziale per questa ricetta. 3 litri e mezzo d'acqua di qualunque marca, non importa, basta che sia naturale. E dovrete avere anche un paio di recipienti abbastanza grandi per poter contenere tutta quest'acqua. Ve ne servono un paio. 200 g di zucchero, potete fare diverse combinazioni, 150 g di zucchero classico e 50 g di zucchero di canna, insomma potete sbizzarrirvi, basti che non superino i 200 g. Una manciata d'uvetta passa, molto importante anche questa perché servirà per dare quel tocco in più alla nostra bevanda. Mezza bustina di lievito di birra, in questo caso io ho la sacca, quella più grande, per cui all'incirca sarà un cucchiaio abbondante di quelli normali. Detto ciò, possiamo iniziare con la preparazione, con il procedimento della nostra bevanda, per cui andiamo ai fornelli, mettiamoci il grembiule e cominciamo. Ragazzi, quello che dovrete fare innanzitutto è accendere il forno e metterlo a 180 gradi. Fatelo scaldare per 5-6 minuti affinché sia bello caldo, dopodiché dovrete mettere a tostare il pane. Ciò che dovrete fare sarà disporre il pane su una teglia, mettete la carta da forno, potete benissimo usare anche il tostapane, però per avere un effetto più rustico e più particolare vi consiglio di metterla in forno. Fatelo cuocere per circa 3-4 minuti per lato in modo tale che diventi un po' bruciacchiato. Nel frattempo dovremmo far bollire l'acqua sul nostro fornello, ricordate 3 litri e mezzo dentro una pentola, dentro un recipiente, finché non arriva a 100 gradi, per cui in ebollizione. Togliete il pane dal forno quando appunto noterete che le vostre fette di pane sono belle bruciacchiate, belle tostate, croccanti al tatto. Vuol dire che sono cotte al punto giusto. Allora dovrete innanzitutto mettere dentro la pentola calda lo zucchero e mescolare un po'. Prendete un cucchiaio di legno e mescolate affinché si sciolga per bene. Quindi mescolate un pochettino. Dopo aver messo lo zucchero, inserite all'interno i vostri panini, le vostre fette bruciacchiate. Le mettete una per volta. Vi aiutate magari con l'aiuto del cucchiaio affinché si impregnino bene di acqua. Quando il pane è bello inzuppato, comunque avete messo le vostre fette, mettete su anche la vostra uvetta. Questa servirà per dare sapore e a dare quel pizzico in più di retrogusto alla nostra bevanda. Fatto ciò, dovrete prendere un panno o un coperchio, un qualunque cosa, e coprire il vostro composto, il vostro intruglio, e attendere che rimanga un po' così per circa 3-4 ore,
in modo tale che tutto quanto si prenda di sapore e che l'acqua riesca ad assimilare meglio quelli che sono i sapori di ogni singolo ingrediente. Dobbiamo poi togliere il pane, quindi passate le 4 ore dovremmo togliere tutte le fette di pane a pezzi. Non preoccupatevi se si sgretola, perché tanto poi lo filtreremo, per cui tutti i residui di pane, tutto quello che rimarrà sul fondo verrà rimosso e filtrato tramite un setaccio o facendo un altro travaso, poi vedremo con calma. Ragazzi, prendiamo piano piano il nostro pane con un cucchiaio o con qualcos'altro, lo mettiamo dentro uno scolapasta in questo modo e premiamo, schiacciamo col cucchiaio affinché, facendo pressione, tutto il liquido che si trova dentro il pane possa fuoriuscire, perché come ben sapete il pane tende ad assorbire tutta quella che è l'acqua, per cui per evitare che tutto quanto vada perduto dovremo prendere e schiacciare il nostro pane in questo modo. Prendiamo il liquido, quindi con l'ausilio di un colino, utilizziamo un cucchiaio abbastanza grande e travasiamo tutto il contenuto affinché tutti i residui più pesanti rimangano trattenuti nel colino. Quindi sul fondo si depositerà quella che poi sarà la nostra bevanda, per cui un po' alla volta. Ci accingiamo a prendere i vari pezzi di pane, i vari residui, e piano piano filtreremo tutto in questo modo. Noterete, la bevanda avrà un colore bruno, poi dipende anche dalla tonalità del pane, se era molto scuro sarà ovviamente più scura, altrimenti sarà chiara come nel mio caso. Durante il travaso, quando arrivate a circa metà pentola, potrete osare a inserire tutta quanta la bevanda nel colino, in modo tale da fare più in fretta. Però dovete fare molta attenzione affinché non cadano residui all'interno. Non ci deve essere nulla all'interno del liquido, per cui ora possiamo procedere con l'inserimento del lievito, in modo tale che possa fermentare. Ora dovrete prendere mezza bustina di lievito di birra, in questo caso sono circa 15-16 grammi, però basti che sia mezza bustina, bene o male questi sono i numeri. Per cui adesso prepareremo un'acqua che sia abbastanza tiepida, non troppo calda, non troppo fredda, altrimenti non lieviterà, per cui fate molta attenzione a questo passaggio, che è importante. Per cui adesso prendiamo la nostra acqua tiepida, mi raccomando, né troppo calda né troppo fredda, e la mettiamo dentro al lievito. Iniziamo a mescolare con un cucchiaino, fino a quando tutti i grumi non si saranno sciolti, per cui dovrà diventare una cosa abbastanza densa, una cosa abbastanza liquida, insomma. Per cui dovremo continuare a girare, a girare, a girare, in maniera molto molto concisa, in questo modo, per cui giriamo, giriamo, giriamo fino a quando tutti i grumi non sono spariti. Giriamo ancora un po' il lievito, quando è pronto, che non ha grumi, possiamo finalmente inserirlo all'interno della pentola. Fatto ciò, prendiamo un coperchio e la copriamo. Adesso dovremo aspettare circa 12 ore affinché la fermentazione avvenga in maniera completa e ultimata. Per cui aspettiamo un po' e ci vediamo tra qualche ora. Ragazzi, sono passate 12 ore, per cui possiamo togliere dal forno la pentola. Chiudiamo. Spegniamo e siamo pronti per vedere il risultato. Ragazzi, è giunto il momento di aprire il coperchio e come potete vedere la nostra kvass è quasi pronta. Infatti sulla cima si è formata tutta questa schiuma, che segno
che il lievito appunto ha fatto il suo dovere. Ciò che dovremo fare ora sarà travasare tutto quanto in una bottiglia. Ragazzi, adesso prendiamo un piccolo mestolo, un colino, un imbuto e travasiamo tutto dentro un altro recipiente. In questo modo. Quindi quello che faremo ora sarà un ulteriore travaso. Questo per far sì che tutto quanto si possa filtrare ulteriormente. Vi raccomando, un colino con le maglie molto fini, in modo tale da contenere più residui possibili. Una volta messa la nostra bevanda dentro dei recipienti, possiamo prendere una bottiglia, che sia di plastica, che sia di vetro, può essere anche un vasetto. L'importante è che facciate attenzione. Prendete un imbuto e versate all'interno la vostra bevanda. Ecco fatto. In questo caso è una bottiglia da 2 litri, per cui potete mettere ben 2 caraffe intere. Vi do un consiglio: non riempite tutta quanta la bottiglia qualora decideste di utilizzare un recipiente di plastica, perché altrimenti poi quando la metterete in frigo, diciamo che aumenterà leggermente di volume, per cui quando la andrete ad aprire sarà un po' un caos. Quindi magari schiacciate un pochettino in questo modo la bottiglia con le mani, fate pressione e chiudete il tappo in modo tale che rimanga così. Per cui adesso prendiamo e la mettiamo in frigo a una temperatura di circa 4 gradi e aspettiamo circa 2-3 giorni affinché la fermentazione abbia ulteriore successo. Ragazzi, 2 giorni sono finalmente passati, non vedevo l'ora. Ed eccola qui, la nostra Kvass è finalmente pronta, ha pure il logo di Tuccio TV, per cui più bella di così non può essere. È giunto il momento della verità, vediamo se questa Kvass sarà fedele all'originale oppure no. Scopriamolo! Facciamo dunque molta attenzione, dobbiamo aprire la nostra Kvass. Quanta schiuma, ragazzi, eh! Facciamo con calma, perché sennò altrimenti qui viene fuori un putiferio. Non a caso vi dissi, non riempitela tutta, perché se voi la riempite al 100% finisce che poi tutta la schiuma vi esce fuori. Ci è voluto un po', ma alla fine ce l'abbiamo fatta. È frizzante, ovviamente. Il profumo è rustico, quindi molto particolare, fedele a quello che era appunto il pane all'inizio, quindi sa molto di tostato, di pane di segale, per cui vediamo com'è. Se non su Tuccio TV, dove si fanno le recensioni di bevande? Da nessun'altra parte, per cui proviamo la nostra Kvass. Sono veramente curioso di vedere cosa viene fuori. Il colore ambrato sembra appunto birra, mi piace parecchio. Tutta questa schiuma, questo colore molto intenso che non tiene limpidezza, però un colore deciso, un colore marcato che è classico standard della Kvass. Ragazzi, è giunto il momento di provare la nostra Kvass. Vediamo che sapori ha da offrirci questa bevanda.
Devo essere sincero, ragazzi, non perché la mia bevanda, non perché l'ho preparata io, però è squisita, è ottima, mi piace un sacco e vi spiego anche perché. Questa kvass è una sorta di birra, infatti contiene un leggero retrogusto alcolico, come di consuetudine con le bevande di questo tipo, però ha tanto preso quello che è il sapore del pane di segale. Ricordate quando era nella pentola, assimilato quello che era il sapore originale di pane di segale, per cui tuttora mantiene questo gusto, questo sapore, lo si sente principale. Mi piace perché è frizzante al punto giusto, non troppo. Ha fatto tanta schiuma, è maestosa, degna del logo di Tuccio TV. Però è anche molto buona, è delicata, a livello di frizzantezza non è troppo forte, non vi bombarda la bocca. E soprattutto non ha un tasso alcolemico così alto, nel senso che c'è il retrogusto alcolico, ma è minimo, non lo percepite neanche, come bersi una birra molto leggera, ma molto molto leggera. Invece quello che mi piace tanto di questa bevanda è il sapore, proprio suo particolare, la peculiarità di questa bevanda, ovvero quello che è il pane di segale. Quando l'ho messo a tostare in forno e lo tolsi poi quando era caldo e tostato, sentì un odore, un profumo molto particolare, che è persistente all'interno di questa bevanda, lo devo ammettere. Non è affatto male. Ragazzi, che dire della nostra kvass? Il risultato finale è ottimo, veramente niente male, buonissima. Sono contento di essere riuscito a realizzare questa bevanda. Per cui, ragazzi, mi raccomando, provateci anche voi a casa se siete interessati a realizzare la vostra kvass personale. Come sempre, se volete altri contenuti fantastici, unici, iscrivetevi al canale, condividete se non l'avete ancora fatto, lasciate un like e noi ci becchiamo alla prossima da Tuccio TV. Ciao!